tutto lì, attorno a loro. Un po' come i pareti di una scatola che ora li racchiudeva, insieme a quei racconti così intensi, isolandoli dal mondo esterno, dal mondo intero. Marco Ezechia Lombroso nasce a Verona il 6 novembre 1835. Novembre, il mese dei morti. E diventa medico, antropologo, criminologo e giurista italiano. Viene considerato padre della moderna criminologia, fondatore dell'antropologia criminale. Le sue opere si basano sul concetto del criminale per nascita, e sottolineo per nascita, secondo cui l'origine del comportamento criminale è insita nelle caratteristiche anatomiche di persone fisicamente differenti dall'uomo normale, come a dire che la criminalità sia dovuta a un difetto fisico. Dopo il 1870, egli si concentrò più propriamente sullo studio dell'antropologia di pazzi e criminali. Il primo caso che si trovò a esaminare fu quello del brigante Giuseppe Villella, brigante settantenne di Motta Santa Lucia, provincia di Catanzaro, dunque calabrese. L'autopsia del Villella, probabilmente una di quelle che più si impressero nella mente dell'Ombroso, evidenziò la base del cranio e la fusione congenita della parte corrispondente dell'occipite con l'atlante, altre deformazioni craniche e caratteristiche anomale che spinsero il Lombroso a considerare che quelle peculiari caratteristiche ossee avessero una certa quale influenza sull'attività del cervelletto. Da allora, i cadaveri di decine e decine, centinaia di briganti, o presunti tali, di criminali dunque, o sempre presunti tali, vennero messi a disposizione del luminare per autopsie e studi sulla conformazione fisica dei delinquenti. E questo avvenne per lunghi anni. In effetti la caccia ai briganti rappresentò per l'illuminato una grande risorsa di materiale di studio. Il giovane Salvatore non perdeva una sola sillaba pronunciata da suo nonno. La luce filtrava attraverso le finestre appena accostate. La polvere restava in sospensione. La si poteva vedere chiaramente, in controluce. La si poteva allontanare con un soffio. La si poteva atterrare con un pugno. Lombroso successivamente cambiò nome da Marco Ezechia in Cesare.